Grazie, buongiorno. Allora, la devo finire ad iniziare nel bagno. Ormai ho preso una routine, almeno la tavoletta la chiudo. E niente, sono le tipo 10 del mattino. E oggi mi è presa una pazzia assurda, una cosa che non ho mai fatto, a parte il ciuffo, ma se no non ho mai fatto. Mi sono scalata i capelli. Me li sono proprio scalati, non ce la facevo più. Infatti qui stanno tutti i capelli tagliati, però devo dire che è uscito un risultato perfetto. Sono veramente contenta. A parte che ora mi piace proprio con la coda, faccio vedere, mi piace proprio ora con la coda il risultato. Copro la mia faccia perché sennò ora faccio certe facce assurde. E il risultato, ok, cioè ora è a punta ed è bellissima la coda a punta. Il risultato dei capelli è questo qui. Aspettate che mio. Vabbè, mo ci sta il segno del codino, quindi non fateci caso. Però il risultato dei capelli è questo. Me li sono finalmente scalati. E niente, sono veramente contenta del risultato. Appena iniziato a fare avevo un po' il timore di fare qualche danno, visto che sto pure in quarantena, e va a capire quando è che me li potrò riaggiustare. Però sinceramente, oh, mi piacciono. Cioè, credetemi, a volte dai parrucchieri ci rimango peggio. Stavolta invece mi piacciono tanto. Tanto tanto mi piacciono, sì. Cioè, va proprio l'effetto sfumato bene con la scalatura. Sì, mi piace tanto. E niente, quindi basta. Come diceva le mie amiche, posso aprirmi un centro di parrucchiera, un salone di parrucchiera, sto scherzando. Comunque, mi do una piccola aggiustatina, giusto un po' di mascara, proprio per non essere oscena, e andiamo a fare colazione, perché ancora non faccio colazione, perché stamattina, ieri sera mi sono addormentata che vedevo i video per i capelli, e stamattina mi sono svegliata con la cosa che devo tagliarmi i capelli, e me li sono tagliati. Bello. Eccomi qua, parlo a bassa voce perché c'è Roberto che dorme ancora. Comunque non fateci caso, i piatti ieri sera mi sono sistemata tutta casa, ma dei piatti. Poi Paolo deve andare a dormire presto e mi ha chiesto, vieni con me a letto. Però voglio stare in prima a te, insieme a letto. E poi alla fine quindi ho lasciato i piatti, ho tolto tutto sulla tavola. Ho lasciato i piatti lì. Allora, aspettate che sposto su. Bravamo di. Ok. Siete cadute. Ok, vi appoggio qui. Accendiamo. Mi vedete meglio, diciamo. Devo prendere le fette biscottate. Comunque, raga, li ho assaggiati questi cosi. Beh, uno di questo mi sazia tantissimo. Cioè, sto più che a posto con uno di questo. Ma sono buonissimi, cioè sono proprio buoni, come spuntino. Merendina ci sta, però mangiandomi quello, io ogni sera mi mangiavo un pezzettino di cioccolata fondente, mangiandomi quello, quel pezzettino non lo mangio. Dipende cosa faccio prima, capito? Cioè se mangio quello pomeriggio non mangio quel pezzettino, se, vabbè, avete capito. Allora dovete calcolare che e da questa mattina le 8 che sono sveglia, quindi se vedete che inizia a dire o a svalvolare è per questa motivazione. Più che altro ieri mi sono addormentata con la cosa che mi volevo tagliare i capelli. Cioè, allora, i capelli non erano messi malissimo, ma neanche ora non stanno messi malissimo. Cioè, sono abbastanza morbidi. Per tutte quelle cose che ho fatto, tutti quei trattamenti. Però non lo so, mi sono addormentata con la cosa che volevo. Più che altro non per togliere il rovinato, ma per scalarmeli. Perché ieri, quando mi sono fatta i capelli, non mi vedevo. Ma non mi vedevo perché io l'ultima volta che mi sono tagliata i capelli, li avevo fatti pari. E a me il pari mi fa letteralmente
Vabbè, abbiamo capito. E quindi non mi ci vedevo più. Infatti io da Mora mi piacevo più quando ce le avevo scalate, perché io prima mi sono fatta Mora e poi me li sono fatti e mi sono tagliata i capelli. Quando ce le avevo scalate, Mora mi piacevano, mi stavano, cioè non è che mi stavano bene, però mi ci vedevo. Mi sono fatta il taglio pari, non mi ci sono più vista. Non lo so, il taglio pari proprio non fa per me. Che ne so, raga, non lo so. Vi assicuro che sono mia pippa, però io, raga, non mi ci vedevo più. Boh. Aspettate che prendo il piatto e la tazza, me ne stavo dimenticando. Ok. Io ogni mattina mi faccio 3 fette biscottate con il tè. Una scusa in più per dire. Era finito. C'ho sonno, ma se vado a dormire ora è finita, quindi meglio di no. Meglio che mi faccio i fatti miei. Trattengo, semmai pomeriggio mi faccio un piccolo riposino, ma niente di che. Ah, comunque, li ho provati questi qua, mi pare che questi ve li avevo fatto vedere nel video spesa, mi pare, sì. Li ho provati. Allora, non sono tutto questo wow, però mangiando questo, io però li riscaldo, adesso non so, che qua dice già pronti, quindi penso che si possono mangiare anche freddi, però io lo riscaldo e li mangio con i miei soliti crostini, questi qua integrali, che questi qua in poche parole non fanno per niente ingrassare. Se voi state facendo la dieta e tipo siete amanti di pane come me, che io sono amante di pane, questi qua mi hanno saltato tantissimo. L'unica cosa che se li comprate all'Eurospin, perché io li prendo all'Eurospin ma stanno ovunque, se li comprate bagnateli, perché tipo la mia amica li aveva comprati ma non sapeva che si dovevano bagnare. E se questi li mangi così, senza bagnarli, senza niente, se lo sbatti contro un muro, ti ritorna indietro sano sano, forse ti spacca la tua testa, ecco, direttamente. E questi qua un po' si umidiscono con l'acqua, ma giusto leggermente. E se avete il microonde, metteteli giusto 10 secondi nel microonde, ma veramente 10 secondi, ragazze, che diventa tipo un crostino croccante, ma che comunque quando lo mordi è come tipo una bruschetta brustolita, ecco. E io questo qua, con questo qua, me ce lo mangio come se fosse che metterei sopra il pane. E quando mangio solo questo e questo, mi prendo due crostini con un coso di questo, perché un crostino non mi basta con questo, una scatolina di questa. Calcolare che una scatolina è 160 grammi. Aspetta. Ah sì, 160 grammi, questa qui è una scatolina. Però per non mangiare sempre riso in bianco, diciamo, ho sostituito in questo modo. Se no, la sera, tipo ieri a pranzo, mi sono mangiato il crostino con quello. E ieri sera mi sono mangiata la rucola con mais. Sì, ti ho capito. Ti hai finito? Fatto casino. Stavo dicendo, mi sono mangiata la rucola con mais con due crostini e un cosetto di quello. E raga, vi sazia tantissimo. Cioè, io ho un coso di, a parte che un coso di questo qua, anche solo mangiandovelo con pomodori attorno e giusto giusto un po' di sale, un po' d'olio, giusto un pizzico di condimento, anche se io sgarro un pochino perché ci metto anche l'origano, ma a me l'origano piace tantissimo. Stavo sentendo se si era svegliato mio figlio. E ci metto anche un pizzico di origano e mi faccio il bruschettino così ogni sera con a fianco ho una o due fettine di carne, però di solito due quando faccio le fettine di pollo, una dipende quando sono grandi, quando mi faccio tipo la lonza, queste cose qua, anche se la lonza le fettine sono molto piccoline, dipende quando sono grandi, se sono tanto grandi me ne mangio una, se sono piccoline, cioè una cosa così, me ne mangio due, giusto per mangiare un po' in più. Però da quando ho scoperto queste cose, non capisco se si è svegliato.
sto immaginando come se stesse piangendo. Però non piangendo, tipo che stesse iniziando a piangere, però poi si è stoppato. Non lo so. Ma adesso faccio le fette biscottate e vado a controllare. Tanto non lo sento muovere. Quindi o si è svegliato o si è spaventato nel sonno, che è una cosa che capita tanto da Roberto. Svegliarsi e poi spaventarsi nel sonno. Non so se capita anche ai vostri bambini, ma a me Roberto sembra come se la notte facesse tanti incubi. Perché si sveglia proprio spaventato, cioè a volte per farlo calmare ce ne vuole, a volte vuole rimanere tra le mie braccia, ma anche se lo metto nel letto con noi, che è una cosa rara che lo faccio, quindi quando lo faccio lui è contento, quando lo metto anche nel letto con noi per farlo calmare, se sta nelle mie braccia, ok, se io tolgo il braccio da sotto a lui e comunque sta a fianco al padre, a me e al padre, piange come un disperato che vuole, come se avesse paura e vuole starmi vicino, che non, come per farmi capire, starmi vicino che c'ho paura. Non lo so. È come se facesse incubi, eppure comunque non vede niente di particolare. Io ho notato questa cosa da quando si vede Masha e Orso. Mo, non so se è un mio presupposto, cioè è una cosa che mi immagino io. Comunque Masha e Orso è molto famoso come cartone. Possibile che questa cosa solo a Roberto lo fa? Non lo so, raga, non ne ho idea. Perché quando si guardava Bing, perché ora Bing sì, se lo guarda, ma batte Masha e Orso. Masha e Orso lo batte proprio, cioè. Da quando ha conosciuto Masha e Orso, non vi dico. Che poi Masha e Orso è un cartone. Brutto, cioè, fai dispetti la bimba ed è una cosa bruttissima. Cioè, io non so che educazione dà ai bambini quel cartone. Cioè, più che educazione dà da maleducazione. Boh, vabbè. Comunque, tè pronto, metto lo zucchero. E vado a controllare il pupo se sta sveglio. Non capisco se sta sveglio oppure no. Vabbè, andiamo a controllare. Non ci vediamo in te. Ok, ragazze, vado a controllare a Roberto e ci vediamo tra poco. Ok, ragazze, eccomi, non ho niente, falso allarme, sta bello beata a dormire. Boh, vabbè, me lo sono immaginato. Non riesco. Oh, ok. Comunque, a parte ciò, veramente mi piaceva stranissimo. Cioè, mi fa stranissimo perché, vabbè, a parte il video dei capelli, però gli altri video che ho pubblicato fino ad ora, adesso non so se pubblico. Prima quello dei capelli, non lo so, vedremo, perché anche su Instagram, anche se alcune di voi sono furbette, perché alcuni di voi hanno il mio profilo Instagram, quello dove ho tutti i miei amici, diciamo il mio profilo personale, tra virgolette, non so come dirlo, cioè più che altro io ho creato un profilo su Instagram per poter fare le storie con voi, parlare anche con voi. Sul mio profilo dove ho tutti i miei amici non lo faccio perché comunque i miei amici non sanno di YouTube, a parte alcuni che l'hanno scoperto, e chi l'ha scoperto, che gli sono uscita sulla home di YouTube, e chi comunque parlandone mi è scappato e l'hanno scoperto. Quindi, più che altro per privacy per me, perché più che altro mi vergogno a dirlo ai miei amici, quindi non ho creato un profilo, eh. Quindi stavo dicendo, a parte ciò, alcuni di voi sono furbette perché mi seguono anche sull'altro profilo. Quindi hanno già visto che colore mi sono fatta, hanno già visto un po' tutto, quindi vabbè. Amen. Però sull'altro profilo, quello proprio dove uso quello di YouTube, tutte quante avete indovinato, tutti mi dicono biondo, biondo, biondo. Tutti avete indovinato, almeno mi conoscete bene, cioè, perché io lo dicevo sempre
Voglio ritornare bionda, voglio ritornare bionda, no, non vedevo l'ora di tornare bionda, non ne potevo più, non ne facevo più di essere mora, quindi bionda. Anche se non sono biondissima, beh, qua sono sempre più scura da qui, però sono più chiara a confronto a questo colore che si vede ora. Però per quello che ero prima sono contenta. Tra ieri e oggi, ieri mi sono cambiata il colore e oggi me li sono tagliati. Quando mi vedrà il parrucchiere dirà: ma tu cosa hai combinato? Però no, dai, io... Oh, raga, a me è piaciuto più il taglio che mi sono fatta io. È bello che mi sono tagliata tipo tanto di capelli. Cioè, calcolate che a me arrivavano... Vabbè, sto senza reggiseno. Calcolate che a me arrivavano tipo qua, ora mi arrivano qui. Cioè, da qua a qua c'è tanto di distacco, ragazze, quindi... Vabbè, però non posso dire, non mi dà problemi di essermi tagliata perché mi piace il taglio o perché forse non mi vedevo scalata tanto tempo, quindi adesso col passare del tempo, qualche giorno, inizio a piangere di quello che ho combinato, oppure non lo so, però vabbè, l'importante è quello con cui sono contenta, che non ho ustionato i capelli, cioè nel senso... Ripeto, sono bruciati perché sono bruciati, si vede, ma già ce li avevo rovinati di mio. Però non li ho ustionati. Cioè, non sono paglia, 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 paglia. Cioè, la paglia sapete dove stava? Alle punte che ho eliminato. Ecco perché mi sono andata a togliere quel bel pezzo di capelli, cioè tanto di capelli. E poi ho detto, sai che c'è, visto che mi ci trovo, me li scalo. Infatti, mi sono un po' impazzita, ho visto un sacco di video su YouTube. Però dai, hanno funzionato perché è uscito il taglio che io volevo, quindi hanno funzionato. Comunque, ragazze, finisco a fare colazione e niente, poi ci sentiamo direttamente. Ci sentiamo, ci vediamo dopo, anche se oggi non so proprio che fa. Con il fatto che in questo periodo Paolo non lavora tanto. Non so manco se rimane a casa, sono più contenta, almeno c'è una compagnia, non lo so. Cioè, non so se vi ho mai detto il lavoro che fa Paolo, mi pare di no. Paolo fa carico e scarico di bevande, ma tipo magazziniere, e con il camion, infatti ora si sta facendo pure la patente CCQC, che può portare il camion quello più grande, proprio tipo i tir, ecco. E quindi niente, fa questo lavoro qui. E con il fatto che lui manda bevande ai bar, ai ristoranti, ai centri commerciali, con il fatto che manda queste cose, però visto che siamo in zona rossa, i bar, i ristoranti hanno tutti quanti chiuso, quindi non si lavora. Quindi speriamo, cioè speriamo, visto che comunque non si lavora, almeno spero che il pomeriggio non lavora, non lo so, vedremo. Anche se temo la cassa integrazione un po', Madonna. Sembro a macchia questo, mi sono messa la terra e sembro a macchia, ma non sono a macchia, ma perché? Vabbè, comunque sto dicendo, temo la cassa integrazione, perché la scorsa, l'ultima quarantena, quella, quarantena, quarantena, cioè veniva pagato tramite cassa integrazione, ma... Io non so dopo quanto tempo è stato pagato, tipo dopo 3 mesi ha avuto i soldi Paolo. Fortunatamente che comunque quel pochino pochino un po' noi ce l'abbiamo raccimolato da parte, quindi riuscivamo ad andare avanti anche senza stipendio. Però dopo 3 mesi di cassa integrazione, cioè ci stanno persone che non hanno neanche un piccolo gruzzoletto da parte e ha famiglia, come doveva fare? Ma boh, sì, ok, chiede un prestito al titolare, al datore di lavoro, sì, però pure loro stanno comunque in crisi, quindi boh, vabbè, non lo so. Speriamo comunque che non lo mettano sotto cassa integrazione, quindi boh. Vabbè, ragazze, ci vediamo dopo. Questa volta sono seria, ci vediamo dopo. Eccomi, ci vedete fuori? Perché siamo qui con un bimbo in giro con la macchinuccia. Oggi stava un po' attivo, quindi lo dovevamo scaricare in qualche modo, anche se siamo in zona rossa, in teoria non lo potremmo fare, però i figli che si ritiene in casa? Cioè, c'hanno pure ragione questi bambini che vogliono uscire, c'hanno pure ragione. Quindi, e niente, mo c'è una bella camminata, qua c'è
Bau, insieme a noi c'è Sheila. E niente, ah, questo è il mio colore naturale di capelli dopo aver fatto tutto quel pastrocchio e casino, che poi alla fine sembra essere uscito bene, quindi sono contenta. E sono pure contenta dei capelli scalati, finalmente, guarda che bello. Sono proprio contenta, infatti pure Paolo ha detto: tu sei pazza, ma che hai combinato, mica ti sei hai sbagliato. Poi è tornata a casa, ha visto i capelli e ha detto: no, sono belli. Quindi sono contenta del risultato. Amore di mamma? Amore di mamma? Ehi! Lui con la macchinuccia, con la musica. Ehi! Ciao amore mio! E suona, suona! Clu clu! Bravo! Che balli! Grazie! Balli mamma! Che dici, andiamo? Na 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 na! Eccomi, ho applicato la mascherina. Ancora dovessimo beccare qualcuno, anche se stiamo, cioè, sotto casa. Casa mia sta lì. Quindi stiamo proprio vicino a casa, solo che qui davanti abbiamo uno spiazzale. Lo portiamo un attimo qua, cioè siamo a 100 metri da casa. E giusto per farlo un attimo svariare un po'. E niente. Niente, gli piace tantissimo a lui la macchina. Infatti è stato uno dei regali forse migliori fatti a Roberto, perché anche dentro casa vuole sempre giocarci. E quindi sono contenta dell'acquisto fatto al pupo. Aspettate che stanno le macchine, poi mi vergogno, perché poi dove abito io? È un paesino di pochi abitanti, quindi tutti ci conosciamo. Madonna, che ha affumicata quella macchina. Ok, sono andate via le macchinucce. Mamma, raga. Cioè, allora, non c'è il sole, anche se fino a poco fa ci stava. Non c'è il sole, ma non tira vento e si sta bene. C'è una macchina giusto dietro di me. Ma che cavolo? Perché ogni volta che registro escono 3.000 macchine? E niente. Amore, però andiamo dall'altra parte. Amore, qua è pericoloso per Roberto. Di là. E andiamo nella piazzetta. Lì. Roberto? Dove sta? Aspetta. Lo stavo riprendendo, ma vabbè. A dopo. Grazie. Eccomi. Siamo... Sì, siamo qua. Siamo appena tornati a casa. Vai. Oh, posso mettermi seduta qua? E io mi metto seduto. No, sì. Mo stiamo davanti casa mia, che c'è tutto lo spiazzale. E infatti qua sta il cancello di casa mia. E niente, mo facciamo stare un po' qua perché la macchinuccia si è scaricata. Io ogni volta mi dimentico sempre a metterla sotto carica. La metto sotto carica quando si scarica del tutto e mi ricordo di metterla sotto carica. Vabbè. Sto vedendo Roberto che è felicissimo che è uscito con la macchinuccia, anche se mo tra poco, tra le 3:30, sì, dovrebbe andare a fare la ninna. Sono poco pomeriggio, non vuole dormire e arriva verso le 6 e crolla, e poi stasera non vuole dormire. Bimbo? Dopo? Sono incantata a guardare gli uccellini. Oh! Ma tra poco andiamo dentro a mamma. No, non te la tocco, non te la tocco. Non te la tocco la macchina, no, non è gelosa la macchina sua. Guarda. Ehi.
Si arrabbia proprio. Paolo sta aggiustando il cancelletto. Se non si vede bene, dobbiamo tagliare pure l'erba qua. Vabbè, ragazze, ci vediamo dopo perché metto dentro Robertino, lo faccio, diciamo, dormire. E niente, io vado a fare un bel caffè. Sì, caffettino. Oddio, ma mi sono tolta gli occhiali. Sono più scuri, ma non sono così scuri, sono più chiari i miei capelli. Boh, vabbè. Amen. Ragazzuole, oddio, che è sto ciuffo. Eccomi, però salto, un bel salto, perché stavo registrando ieri, poi ieri non ho più chiuso il video e quindi mi sono ricordata oggi che dovevo chiuderlo. C'ho sto ciuffo che sta tutto sparato. Appiattisciti. Pare di sì. Vabbè. E niente, ora se mi vedete già col cappello e sciarpe, perché sto aspettando, perché poi mamma mi ha detto sto venendo e mamma mi ha detto tra 5 minuti sto da te, quindi vabbè. Ma ti ho messo giù giubbotto a Roberto io, tutto quanto. Però, cioè, io in realtà non mi metto quasi mai il giubbotto. Io di solito mi metto la sciarpina e basta, perché io quando andavo a fare la spesa non voglio stare con tante cose addosso, cioè non lo so, voglio stare libera, quindi metto una sciarpina con una, guarda, una felpa, che questa qua è fatta così. Ciao. La X qua, vabbè, non si vede. Con un leggings, un paio di scarpe, abbiamo risolto il problema del cappellino. Il cappellino, perché c'è capelli sporchi, quindi mi salvo il cappellino. Io di solito li metto il cappellino, cioè mi metto il cappellino quando c'è capelli sporchi. Quindi, vabbè, arrangio tutti i giochi per terra. Comunque nulla, mo vado a fare la spesa e niente ragazze, io chiudo qui il video perché anche questa volta non so quanto è lungo. E vabbè, che c'è? E niente, ci vediamo al prossimo video. Mando un bacione. Poi ciao. Ciao. Chi ha buttato quei giochini per terra? Chi è stato? Mio figlio quando sta nel box inizia a lanciare tutti i giochi per terra. Si diverte. Vuole che li rimettere e lui si diverte a ributtarli per terra. Il divertimento di Roberto. Vabbè. E comunque mi sto continuando a fissare i capelli dalla telecamera. Sembrano scurissimi. Ma non sono scuri. Capisco perché dalla telecamera fa un altro effetto di colore. Boh. Cioè sembrano i capelli che avevo prima di schiarirmeli. Boh, vabbè. Cioè se faccio così si vede, si intravede il biondo. Sembra che si... Boh, vabbè. Vabbè ragazze, basta. Vi ho letteralmente stressato con questi capelli. Basta, la smetto, giuro, e nulla. Anche se penso che farò un altro schiarimento, sì. Oggi mi sono... Cioè oggi, ieri mi sono tagliata i capelli. Vabbè. Anche se, raga, anche oggi me lo guardavo e mi piace tantissimo lo scalato, cioè mi piace assai come sono stati, cioè come li ho tagliati, mi piace proprio tanto, sono fiera di me. Tra il colore che mi è uscito sono contenta, comunque c'è da dire che ero nera, e tra il taglio proprio fiera di me, sì. Vabbè. Ciao.